Ciao ragazzi, eccoci di nuovo insieme. Come va? Allora, io sono quasi alla fine di questa specie di tour estivo che mi ha visto impegnatissimo quest'anno, fortunatamente. E non so quanti di voi, come me, d'estate praticamente suonano e basta e non studiano quasi, quasi mai. Se c'è qualcuno, alzi la mano. quindi volevo farvi vedere oggi, visto che anche visto che tra pochi giorni riprenderò il mio percorso didattico sia nelle scuole che online, con tante novità perché ho intenzione di cambiare, diciamo, strada, ma ve ne parlerò più avanti. Se ci siete battete un colpo, se mi seguite ancora. Oggi volevo parlarvi, come dicevo prima, del ritrovarsi a settembre, come tutti gli anni, con un po' arrugginiti, nel senso, con tanta esperienza live fatta in questi mesi estivi, ma quello che succede a me è che si perde un po' il suonando quelle 2-3 ore la sera e basta, si perde un po' il contatto e la padronanza, soprattutto tecnica, nel mio caso, sul basso. Oltretutto quest'anno ho suonato molto di più basso coi tasti rispetto al fretless, che uso solo con la mia cover band The Pooh, e pertanto mi sono rimesso lì da oggi a studiare col fretless. Detto questo, volevo farvi vedere un esercizietto che mi è venuto in mente oggi, che come sempre dà un'idea, poi nasce tantissime possibilità, tantissime possibili cambiamenti e modifiche. Allora, ho fatto una base proprio al volo con 4 accordi di settima in successione, quindi parto da Mi, 2 battute di Mi settima, scendo di semitono, altre 2 battute di Mi bemolle settima, quindi altre 2 battute, scendo, vado in Re settima, 2 battute e 2 battute di Do diesis settima. La particolarità di questo esercizio è che la base è in stile funkeggiante, diciamo, questo poco importa, potete farvela come preferite. La particolarità è che si associa l'armonia, perché ci sono 4 accordi ben precisi di settima, quindi, e il timing, perché la velocità varia, ovvero ho fatto, se non ricordo male, ogni 2 battute i BPM aumentano, mi sembra di 3 BPM alla volta, fino al Do diesis, poi ritornano, quindi c'è un aumento di velocità e poi un rallentato per tornare sul Mi settima, che riparte ogni volta un loop alla velocità iniziale. Questo può essere utile anche in situazioni live dove ci sono dei cambi, appunto, di tempo, e noi dobbiamo essere sempre lì pronti all'evenienza, soprattutto quando il batterista decide, e io ne ho uno che conosco molto bene, decide di fare degli accelerati, rallentati, eccetera, eccetera. Allora, vi metto la base, vi faccio vedere quali sono le milioni di possibilità. Partire da cose semplici, quindi prendere una frase, aggiungere le ghost, scale, con magari con sedicesimi per riprendere un po' la velocità della mano destra. Magari cambiando posizioni,
pause, eccetera, 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 variazioni di figure ritmiche, terzine. Mettiamo la base e vediamo qualche esempio. Do diesis, riparte in mi. La difficoltà è quando arrivo sull'ultimo accordo tornare precisi sul primo. Proviamo le scale. Poi potete sperimentare groove, fraseggi. Lo staccato, ad esempio. Partire dalla terza. Ad esempio con le scale diminuite. Insomma, ci sono ovviamente tantissime possibilità. Provare gli accordi. Questo è quanto. Ora vi faccio vedere
uno dei miei esercizi preferiti, che è quello di fare gruppi di sestine. Quindi parto dal mi uso su ogni scala la pentatonica minore, sta benissimo sull'accordo di settima. Quindi dal mi settima ci uso praticamente la pentatonica minore di mi. Quindi seguendo la scala, la pentatonica minore di mi, partendo dal sol, faccio gruppi di 5 in terzine praticamente, in sestine. Quindi sol, mi, re, si, la. Poi parto dal mi. E aumentare la velocità, e questo fa molto bene anche alla coordinazione. Provo a farvi l'esercizio sperando di essere ancora in grado, e poi ovviamente come l'anno scorso, come sempre, l'anno scorso in senso anno didattico, diciamo, fate le vostre richieste, i vostri commenti, le vostre critiche e tutte le news sul mio sito, come sempre, dove trovate anche la base e il PDF di questa lezione. Ciao ragazzi, alla prossima!